Allora, la prima parte che sarebbe questa. Ripeto. Ci vogliono le mani calde per farla questa perché. Allora, primo, secondo tasto, quarta corda. Poi quinta corda a vuoto. Poi premo la quinta corda a vuoto e durante il suono premo il primo tasto. Quindi. Poi colpisco il terzo tasto della quinta corda. Poi faccio questa cosa nella quinta corda tra il terzo e il quinto tasto. Poi sesta corda, terzo tasto, quindi, e poi chiudo con quinta corda, primo e terzo, così. Poi mi posiziono. Terza corda, quarto tasto. Quarta corda, quarto tasto e quinta corda, terzo tasto. Poi l'indice che ce l'ho nella quinta corda al terzo tasto lo tiro su così. Scusate. Scivolo al 9. No, è al 7, scusate. Quindi, ripeto. Poi faccio questa cosa qui. Sono al 7. Faccio 8, 7 e poi quarta corda al vuoto. Quindi di nuovo. Poi vado su. Quindi faccio 10-12 della quinta corda. Poi 10-12-10. Poi 12 della quarta corda, quindi ripeto, quinta corda, 10-12, poi 10-12-10 della quinta ancora, poi 12 della quarta, quindi, poi 9 della quarta, ripeto, e poi. Scusate, solito problema delle corde staccate dal manico. Ecco, adesso è venuto fuori. E quindi, con l'indice fermo il 10 della quinta corda, e alzo con l'anulare il 12 della quarta fino ad arrivare al suono la stessa nota del 10 della quinta. Insieme e poi scivolo di due tasti più su e faccio la stessa cosa. Praticamente quinta corda, tasto 12 e quarta corda tasto 14 e lo alzo fino alzo il tasto 14 della quarta corda fino ad arrivare alla stessa nota a orecchio del tasto 12 della quinta corda, quindi ripetendo tutto.
10, 12, 10. È tutto un 10, 12. Solo che prima era, adesso è doppio. Scusate. Allora, aspetta che... Sì. Dieci, dodici. Poi. Dodici della quarta. Nove della quarta. E di nuovo. Siamo al 10 della quinta e 12 della quarta e alzo il 12 della quarta fino ad arrivare alla nota uguale al 10 della quinta. Quindi ripeto tutto l'insieme. Siamo al 5 della quinta, due volte, poi do un colpo al 7 della quinta e finisco al 3 della quinta. Quindi ripetendo tutto, poi quinta corda, 5-3, 5 della quarta corda, 4 della quarta corda, 5 della quarta corda, 3 della quinta corda e 5 della quinta corda. Spero di aver detto tutto giusto. Questa è insieme. Scusate. E chiudo scivolando al 7 della terza corda. Quindi 5 quinta corda, 3 quinta corda, 5 quarta corda, 4 quarta corda, 5 quarta corda, 3 quinta corda, 5 quinta corda e chiudo al 'Adesso ho scivolato dalla quarta corda dal 7 al 9. Riepiloghiamo. Non sono a tempo. Scusate. Allora, ci fermiamo qui. Intanto allenatevi. Ovviamente per farla
sopra la base, caricherò un video dove lo farò sopra la base. Io l'ho memorizzata da tanto tempo questa, ovviamente la faccio a modo mio, non è esattamente uguale a Sant'Anna, anche perché farla come Sant'Anna è impossibile. Però almeno si può avvicinare, è un modo per avvicinarsi un po' e divertirsi. Io vi insegnerò la prima parte, tutta la prima parte, adesso c'è un altro pezzo che lo faremo in altri due tutorial, perché la seconda parte è tutta un'improvvisazione che solo Sant'Anna sa fare. Addirittura se voi vi guardate i live di anni fa, che c'era lui e il fratello, perché aveva anche un fratello che suonava, bravissimo, però ascoltandolo ad occhi chiusi si sentiva chiaramente che quando suonava lui e quando suonava il fratello. Nonostante il fratello avesse avuto un maestro come Sant'Anna, comunque non suonava come Sant'Anna. Quindi è impossibile suonare come lui. Però, tra l'altro, ogni tutorial che vedete sicuramente sono tutti uno diverso dall'altro. Cioè, se guardandole tutte le piccolezze, sono tutte diverse. Ecco, per farla, adesso io se dovessi farla con la base, io dovrei ripeterla circa una ventina di volte. Nonostante la sua memoria da tanto tempo, fatta a modo mio, non uguale a lui, però mi dovrei ripeterla comunque una ventina di volte. E poi forse dalle 20 in poi. Una è buona, una che si registra è buona sicuramente, quindi non preoccupatevi se fate qualche errore, se pensate di non riuscire mai, ma ricordatevi che i professionisti suonano anche 5, 6, 8 ore al giorno, quindi.